troviamo a Firenze alla presentazione europea Yamaha, dove la Yamaha appunto entra a gamba tesa nel mercato dello scooter a ruota alta con il nuovo X-Enter 150. È un modo come un altro per dichiarare guerra all'ammiraglia di questo segmento di mercato che è l'Honda SH, ed è guerra aperta. La fruibilità dell'X-Max e la tecnologia del T-Max si uniscono per dare vita quindi a questo nuovo scooter. L'aggressività e il DNA racing del nuovo Yamaha X-Enter è evidente anche dal monoammortizzatore posteriore. Vedete questo spazio vuoto, questo buco che si crea nella parte posteriore, è del tutto inedita per uno scooter. E sempre di estrazione racing è il doppio faro anteriore che conferisce a questo scooter uno sguardo particolarmente aggressivo. Questo scooter è un vero e proprio family tender, quindi è un tender per la famiglia, è stato pensato per tutta la famiglia. Ideale per il mercato femminile perché è stato creato comodo con questa pedana molto spaziosa dove si possono mettere bottiglie veramente a prova di shopping. Il cavalletto è facilissimo da inserire perché è molto leggero e nel prezzo lancio di 2.990 euro franco concessionario è compreso il parabrezza di serie con paramani di design, è un pezzo unico, e il bauletto da 39 litri. Yamaha X-Enter 150 sarà a partire da novembre nelle tre versioni nero, grigio opaco e bianco. 200 euro di messa in strada, 3 anni di garanzia. E a partire da gennaio, per chi non ha la patente, sarà disponibile nella versione 125.